Buongiorno. No, ma continua pure, perché ti sei fermata, Shanti? Ah, hai capito che forse stavi a fare una cosa che non dovevi fare, eh? Ma sì, sbadiglio. Cioè, guardate il ciuccio, cosa diavolo ha fatto? Per non parlare del divano. Shanti, insomma. Buongiorno a voi tutte e voi tutti. Oggi è sabato 7 gennaio e io sto sempre più male, sempre più senza voce. E praticamente niente. Ci si è gelata l'acqua nei tubi per il freddo. Sì, lo so, è una cosa brutta, Shanti. E siamo senza acqua. Io oggi avevo in mente di fare una marea di cose. Voglio proprio vedere che diavolo posso fare. Fantastico. Fantastico. Perché fai così? Perché mi mordi? Guardate, guardate. Perché mi mordi? Aia, 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 aia. Siamo stati all'IKEA e abbiamo preso una sedia da ufficio. Perché poi vi faccio vedere che ci sono stati dei cambiamenti in cucina. Sì, lei è sempre qui, è la mia ombra. Quindi una sedia da ufficio e sotto c'è. Ora spero di non ammazzarmi. Vabbè, ci sta un. Come ve lo spiego? Eccolo, il disegno è questo. È un carrelletto a tre, sempre da cucina. Io lo pensavo per metterci la frutta, perché è sempre un disastro, e da mettere nella stanza, quella che non avete mai visto e che però finalmente, quando avrò finito di metterla a posto, vi farò vedere. Quindi adesso montiamo queste due cose. In realtà ho preso anche un'altra scrivania uguale a quella che già ho, ma non credo che abbiate mai visto. E niente, quindi vi faccio vedere un attimo cosa ne esce. Ti piace la tua nuova postazione computer? Sì, moltissimo. Siamo riusciti a fare una postazione, cioè un semistudio in cucina. Noi ci abbiamo tutto in cucina. Abbiamo una cucina molto Sì, ampia. praticamente ho già tolto, qua c'era il villaggio di Natale, qua c'era il divano, no? Io l'ho già tolto per mettere a posto. E ho rimesso la libreria al suo posto e come vedete questa è una Micche, ce l'ha quasi, cioè ce l'hanno quasi tutti attaccata così così, e è quella con un cassetto e uno sportello Sì, e la sedia, eccola qua. molto comoda, comodissimo. Potresti farla vedere senza la tua presenza un attimo? Ma con la mia presenza rende di più, direi. Così vi faccio vedere, questa non mi ricordo come si chiama, sta sedia. Aspetta che te lo dico, Adesso ce lo dice aspetta, non mi dirà. Christian. Comunque, sì,
se vi interessa, perché non è enorme come sedia, è una novità, diciamo. Vedete, alla fine non occupa tantissimo, però è una sedia da ufficio ed è comoda e devo dire che mi piace come ci sta. A parte il divano che ha massacrato Shanti, però alla fine, se voi guardate come angolino studio, boh, a me piace così. Con il divanetto qua, tutta la libreria e questo piccolo pezzo che appunto c'è, molto utile. Poi qua ci ho messo un coso, sì, qua c'è una traversina di Shanti, uno svuotatasche, delle penne e una candelina verde perché ci piaceva. Quella, vabbè, quella è una tedesca che dovrà andarsene. E qua appunto c'è l'angolino di Shanti, sì, qua devo mettere a posto, devo sistemare. Quindi si chiama Remperger. Aspetta, se vi interessa, la sedia si chiama così. A fare una piccola spesa, ormai sono quasi le 7 e tutto di oggi che metto a posto la stanza. Allora, stasera ci diamo la pazza gioia, ovvero abbiamo preso la mortadella, ne ho prese 2, poi mandarini per tutta la settimana e arance 4 perché ce l'avevamo già. Ah, ecco come è venuto fuori il carrellino. Sotto ci sono le patate, i kiwi. Adesso ci devo mettere le arance e i mandarini. Poi ho preso 3 paninetti. Questi qua, che invece Christian, siccome non gli piace tanto la mortadella, prende, non mi piaceva per niente. Fa proprio schifo. Invece io e mamma ci mangiamo la mortadella. A lui facciamo gli hamburger. Poi ho preso questi, che era tipo una vita che li vedevo e alla fine ho detto, sai che, basta, dopo le feste dieta, ma ancora sono in mood festa, quindi salatini. Poi ho visto questo qua, che è una sorta di, boh, pasta sfoglia, c'è scritto sfoglino sfizioso con salsiccia e friarielli. Banane. Questa porcata l'ha voluta Christian, a me non piacciono, a lui sì, sono i pretzel. E formaggio grattugiato, basta, stop. Adesso cucino e poi mangiamo. Allora, nel mio shopping di oggi ho preso, cioè sono andata anche da Pittarosso e ho preso questa borsetta, che spero si veda, è nera, di Yamamai. Sì, io ho il raffreddore e dire Yamamai è molto molto difficile. Piccolina, che si apre con la calamita, ha la lampo, è semplicissima, pagata, c'era lo sconto, aspettate un attimo, allora... Dai che ce la fai! Basta crederci! Costava 39,90, ma c'era lo sconto
del 20, niente di eclatante, però se riesco vi dico quanto l'ho pagata. Allora, dove sta? Dove sta? Eccolo. Meno 7 euro. L'ho pagato insomma 31,92. Poi, dopo aver preso la borsa, c'erano i collant 50 denari, eccoli, che utilizzo per il lavoro, da mettere sotto i pantaloni perché è un freddo, proprio un freddo glaciale. Questi qua invece li ho pagati, ne ho presi tantissimi, li ho pagati 3,51 euro l'uno, che è veramente poco per i 50 denari poi. Infine ho comprato una cosa che non compravo da una vita, ovvero gli stivali. Perché non so, ma a me gli stivali non mi si chiudono mai. E allora, qua in videocamera è tutto nero. Come faccio? Un attimo solo, che forse così ce la facciamo. Ecco, sono fatti così. Aspettate, sono fatti così. Hanno delle fibbiette, poi magari dopo ve le faccio vedere. Sono semplicissimi, neri. E adesso magari poi le indosso e vi faccio vedere. E questi qua costavano 79,90 con lo sconto del 25. Mi sono costati, arrotondando, 60 euro. Che per un paio di stivali, insomma, dai, non è male. E basta. Shanti? No, no, no. Bene, allora, volevo farvi vedere com'ero vestita, ma è impossibile. Non si vede niente. Allora, ho questo ciondolo. Eccolo. Che è bellissimo, secondo me. È un cuore che dà sul grigio verde. Poi ho questa. Aspettate un attimo. Questa maglietta grigia, così a costine, diciamo, orizzontali e verticali, così. Sono quelle morbide, larghe, lunghe, fantastiche. Poi ho dei leggings neri semplicissimi e ho questi stivali che volevo farvi vedere nel dettaglio. Ora mi ammazzerò. Non so se riuscirò mai a farveli vedere. No, è tutto nero, tutto buio, forse così. No, nemmeno così. Vabbè, pazienza. Comunque, scusate, ma sto male. Questo è il mio outfit e nulla, adesso vado a giocare a tombola con i parenti, sperando di vincere, perché ieri sera anche abbiamo giocato a tombola, ma niente, niente da fare, uno schifo totale.